Anche quest'oggi parliamo di truffe. Ebbene sì, perché le truffe spopolano nel mondo della tecnologia. Come funzionano le truffe? Molti vengono raggirati perché vuoi che non abbiano dimestichezza con la tecnologia. Ingannano le persone convincendole che quello che stanno vedendo è conforme con la realtà. Infatti è capitata un'altra truffa che sta girando su Facebook. Apriamo le parentesi: Facebook viene utilizzata molto per vendere dei prodotti, oltre che a postare foto, video per amicizie e cose varie, per mettere in vendita degli articoli. No, questo qui non l'ho preso su Facebook. Infatti, come si può notare da questo bellissimo design, questo è un papillon fatto di legno. È stato fatto da un mio caro amico youtuber, di cui vi lascio il link in descrizione. Lui fa tantissime cose nel canale, fa tutto fai da te, quindi utilizza molto il legno, aiuta nei piccoli lavori di casa che un uomo può fare. Infatti lui è l'uomo di casa, l'uomo di casa deve saper fare tutto quello che fa lui nel suo canale. Quindi è stato così gentile da mandarmi questo papillon di legno fatto esclusivamente con le sue mani da uomo di casa, e devo dire che è veramente fantastico. È puro legno di faggio, infatti io mi sto guardando da questa camera, è puro legno di faggio, così mi ha detto, poi magari posso anche sbagliare, eh? Ed è molto elegante, io penso che lo metterò anche in altri casi, quindi se volete andare a vederlo cliccate nel link in descrizione, quindi sbizzarritevi con i suoi video, perché sono anche delle ricette e dei liquori fantastici. Quindi ritorniamo a noi. Ieri purtroppo è capitato ad un mio caro amico una truffa su Facebook. Quindi, come starete vedendo anche qui in sovrimpressione, potete vedere questo screenshot che ho fatto, perché al momento non c'è più questo post di questo Paolo Roberto Junior. Vedete questo smartwatch, dice che è uno smartwatch concepito da una startup tedesca che sta battendo i record di vendita in Italia con lo sconto del 70%, sito giancarlobaffa.com. ok, peccato che lui, questo mio amico, ha ricevuto una fregatura, in parole povere. Mi ha mandato alcune foto che faceva vedere questo smartwatch che gli è arrivato, perché lui l'ha ordinato e gli è arrivato, e guardate cosa ha ricevuto. Ha ricevuto questa scatola, imballaggio, sembra fino a qua tutto perfetto, questo orologio smartwatch. Questo smartwatch, sì, ok, potreste dire, ma è uno smartwatch. Peccato che quello che presentava lui era questo. Ecco, questo era lo smartwatch che presentava. Lui ha ricevuto questo. Vi sembra uguale? No. Vi faccio vedere io di che smartwatch si parlava in quel video. Questo bellissimo Samsung Gear S. Come vedete, come state vedendo in sovrimpressione, è proprio lui, sì. È proprio lui, infatti se ve lo faccio vedere da questo lato, è proprio lui, vi ricordate nel video? Quindi lui spacciava questo video smartwatch per un suo prodotto venduto da giancarlobaffa.com. giancarlobaffa.com, io sono andato a fargli una registrazione dello schermo di quel video. Ecco, come state vedendo qua, vedete questa offerta in questo sito giancarlobaffa.com a 59 euro. Ecco qua, ordina ora smartwatch a soli 59 euro. C'è il formulario, voi metterete
metterete il vostro numero di telefono, loro vi contatteranno e vi faranno pagare la somma di 59 euro a contrassegno, quindi senza utilizzare nessun pagamento sicuro e nessuna sicurezza di quello che riceverete. Allora, come possiamo proteggerci da queste truffe? Pagamento. Il pagamento online, ascoltate bene, deve essere fatto esclusivamente con PayPal. PayPal vi aiuterà a rimanere assicurati in tutto quello che fate. Comprate un oggetto, se non arriva l'oggetto ricevete i soldi indietro, se arriva un oggetto diverso ricevete i soldi indietro. In qualsiasi caso siete tutelati, quindi con PayPal, creandovi un account PayPal, voi siete tutelati. Come si fa un account PayPal? Nel prossimo video vedremo anche questo, farò un video dedicato a come creare un account PayPal e a collegare eventuali carte. Acquistate solo con PayPal, quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando iscrivetevi al canale dell'uomo di casa, di cui ancora lo ringrazio per questo bellissimo papillon, che se lo volete andate a rompere le scatole a lui, e mi raccomando non cadete in queste truffe. Ci vediamo alla prossima, ciao.